Okay. Allora Luciano, sei oggi qui a Pavia per fare sia l'allenatore Scavolini ma anche per la selezione Lombardia. Come ti trovi in questo doppio ruolo? Benissimo, perché lavorare con le ragazze più giovani mi ha sempre messo tanto entusiasmo, è sempre molto bello vedere l'impegno che ci mettono in ogni cosa, come lo affrontano e come soprattutto sono sempre disponibili a correzioni, a mettersi in gioco, a lavorare seriamente, a lavorare con grandissima intensità, quindi non c'è nessun problema in questo senso. Poi devo dire che anche le ragazze di Scavolini stanno lavorando molto molto bene con me, hanno una grande responsabilità, quindi direi che non ci sono grossi problemi. Bene, ha già effettuato diversi allenamenti con le selezioni femminili, come trovi il livello tecnico del pallavolo femminile lombardo giovanile? È un po' alterno in alcune situazioni, no? Ci sono alcune ragazze che hanno già degli elevati livelli di tecniche, di capacità di gestione della tecnica, delle altre invece devono ancora maturare, però fondamentalmente se io mi relaziono alle altre regioni, anche perché ho l'opportunità di girarle, sia perché sono stato anche in passato selezionatore di altre regioni, sia perché come giovanile ho girato tante squadre, posso dire che il livello sicuramente mediamente molto più elevato rispetto ad altre attività, ad altre realtà. Trovato anche qualche elemento di particolare interesse? Sì, direi assolutamente di sì, ci sono ragazze molto interessanti, terremo un gruppo abbastanza largo per farle lavorare bene tutte quante, ce ne sono alcune che già conoscevamo, perché abbiamo visto anche in passato, altre invece che sono arrivate diciamo nuove quest'anno, dal profilo delle province l'anno scorso ovviamente, però devo dire un buon livello, buona attenzione e buone e interessanti ragazze. Bene, chiudiamo con la Scavolini. Allora, si è arrivato un momento difficile per la società, adesso la squadra va bene, prospettive da qui in avanti? Ah, guarda, no, la nostra prospettiva deve essere sempre quella di crescere una volta, un giorno dopo l'altro. Adesso siamo in una buona posizione di classifica, vorremmo cercare di mantenere la posizione dei playoff, abbiamo ancora 3 partite molto impegnative, anche perché tutte e 3 in trasferta, e sappiamo che dobbiamo metterci molta attenzione, anche se molte volte l'avversario può essere più o meno preparato tecnicamente rispetto al livello che incontriamo in campionato. Però passa tutto dalla nostra preparazione, non tanto dagli avversari. Questo ci deve portare ad avere una condizione di classifica consona a quella di Pesaro e soprattutto che ci possa far fare bene anche per il futuro. Va bene, grazie Luciano, buon lavoro. Grazie a voi.